Buongiorno, padre. Vieni con me. Qualcosa non va? Credi che io sia cieco e sordo, figlio? So tutto della tua scaramuccia con Vieri da pazzi di questa notte, eppure della visita a Cristina. La tua condotta è inaccettabile. Mi ricorda me, quando avevo la tua età. Spero che queste distrazioni non interferiscano col tuo lavoro di oggi. No, padre. Avete la mia parola. Ho preparato qui dei documenti per il signor Lorenzo De Medici. Ho bisogno che glieli consegni. Vado subito, padre. Una volta fatto, torna da me. Ezio, ben trovato. Come state? Come sempre. Ho una lettera per Messer Lorenzo. Gliela farò avere quando sarà di ritorno. Di ritorno? Sono andati alla villa di Careggia, ahimè. Non faranno ritorno prima di un giorno, almeno. Riferirò a mio padre. Che preservi la decenza, andare in giro così. Bravo, datti da fare. Bischero! Ti preoccupi per nulla, Giovanni. Francesco De Pazzi è in prigione. Ah, salute, figliolo. Ricordi il mio amico Uberto? Buongiorno, gonfaloniere Alberti. Buongiorno a te, giovanotto. Hai consegnato il messaggio? Sì, padre, ma pare che Lorenzo sia fuori città. Questo non l'avevo previsto. Che cosa importa? Dovrai solo aspettare un paio di giorni. Ascolta, tua madre e tua sorella ti stavano cercando. Avrò ancora bisogno di te più tardi, ma per adesso vedi se puoi aiutare loro. Siete sicuro? Sì, ora, se vuoi scusarci. È stato un piacere, Ezio.
Che cosa ci fai qui fuori, Petruccio? Dovresti stare a letto. Voglio quelle piume. Per fare che? È un segreto. Se te le vado a prendere, tornerai dentro casa? Sì, te lo prometto. Tieni, come promesso. Grazie, fratello. Ancora non mi hai detto a che ti servono. Vedrai, vedrai. Buondì, Claudia. Come stai? Bene. Non dovresti nascondermi le cose. È Perduccio. Che ha fatto? Credo che mi sia stato infedele. Chi te l'ha detto? Le altre ragazze. Pensavo che fossero mie amiche. Arpie. Faresti bene ad evitarle. Io lo amavo. No, Claudia. Tu credevi di amarlo. Gli auguro di soffrire per ciò che ha fatto. Aspetta qui. Vado a dirgli due parole. Duccio, è bellissimo. Voglio solo il meglio per te, amore mio. Ma che ne è di Claudia? Non ti eri promesso a lei? Mio padre dice che potrai avere di meglio che un uditore. Birbante! Vieni, camminiamo un poco. Camminare? Oh, io ho ben altro in mente. No, Duccio. Ehi, lurido porco! Ezio, amico mio! Ma che ti piglia? Insulti mia sorella, andandotene in giro con questa puttana. Ma di che stai parlando? Ho visto il dono che le hai fatto. Ho udito le tue parole. Forse tua sorella non dovrebbe essere così avara con la sua virtù. Le hai spezzato il cuore. E a te spaccherò la faccia. Voi, auditore, siete bravi solo a parlare. Ma quanto ai fatti? Ti farò pentire di quello che hai detto. Mi arrendo. Sta lontano da mia sorella. Il diavolo vi porti.
finiamola con questa storia, basta! Buongiorno, Ezio. Buongiorno a voi, madre. Come state? Sto bene. E tu? Ti stai riprendendo dalla notte scorsa? Non so davvero a cosa vi riferiate. Certo che no. Comunque, ho una commissione da fare. Vorrei che mi accompagnassi. Con piacere. Vieni, non dista molto da qui. So tutto della tua zuffa con Vieri. Quale zuffa? Oh, ti prego, smettiamola con i giochini. Ci ha insultato. Non potevo permettergli di continuare. Sono sicura che stia passando un brutto momento per le accuse contro suo padre. Francesco De Pazzi è un essere spregevole, ma neppure io l'ho mai creduto capace di un omicidio. Che cosa gli accadrà? Immagino che ci sarà un processo. E mio padre testimonierà. Per forza. È lui che ha in mano le prove. Vorrei che ci fosse un altro modo, però. Non c'è nulla da temere. Tutti vogliono che sia fatta giustizia. È una circostanza incresciosa, ma passerà. Eccoci qua. Salute, Leonardo. Madonna Maria. Questo è mio figlio, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Vado a prendere i dipinti. Torno subito. Ha un grande talento. Immagino. Esprimere se stessi è essenziale per godersi la vita. Dovresti trovarti qualche sfogo. Sono pieno di sfoghi. Oltre alla topa, intendo. Madre! Torniamo a casa vostra? Sì, sì. Ezio, ti spiace aiutare Leonardo? Allora, Ezio, di che ti occupi? Sta lavorando per suo padre. Ah, diventerai un banchiere. Per ora. E tu? Pittura, vero? A dir la verità è un po' difficile collocarmi. La pittura mi piace, ma a volte mi pare che al mio lavoro manchi, non lo so, uno scopo. Capisci cosa intendo? Vorrei occuparmi di cose più concrete, più reali, come l'architettura magari, o l'anatomia. Non mi accontento di riprodurre il mondo. Voglio cambiarlo. Oh, Leonardo, non ho alcun dubbio che farete grandi cose. Vi ringrazio, Madonna. Siete molto cara. Grazie dell'aiuto, figliuolo. Non ti distolgo ulteriormente dai tuoi doveri. È stato un piacere conoscerti, Ezio. Spero di rivederti presto. Anch'io.